C'è una sottile ma grossa differenza tra i prebiotici e i probiotici, perché sono due cose completamente differenti. Quindi in questo video ti voglio spiegare perché i prebiotici sono molto più importanti dei probiotici per il nostro intestino. Potreste aver già sentito l'importanza dei buoni batteri del nostro intestino e di quanto questi siano correlati con la salute del nostro intestino e quindi la salute del nostro corpo. Ma i batteri del nostro intestino fanno molto di più per noi che occuparsi della semplice digestione. Infatti, entrano direttamente in gioco anche nel nostro metabolismo, nella perdita di peso, nel nostro umore, nel sistema immunitario e tengono sotto controllo microrganismi dannosi per la nostra salute. Possiamo procurarci batteri buoni in due modi differenti. Il primo è crescono da solo nell'ambiente giusto all'interno del nostro intestino. Il secondo è possiamo introdurli all'interno del nostro organismo attraverso i probiotici. Tornando a noi, i probiotici sono molto importanti, ma non funzioneranno mai senza i prebiotici. La giusta combinazione di questi due renderà più forte il nostro intestino, regolarizzerà la nostra digestione e migliorerà il nostro sistema immunitario. Ma dove trovi i prebiotici? Come sai se li stai ottenendo dalle giuste fonti? Questo è quello che vedremo in questo video. Prima di tutto, chiaramente, dobbiamo vedere che cosa sono i prebiotici ed in che cosa differiscono dai probiotici. Devi sapere che il nostro intestino è costituito da una marea infinita di varietà di batteri, sia buone che cattive. I prebiotici ci aiutano a mandare via quelle cattive e fungono da alimento per le famiglie di batteri buoni. I prebiotici passano attraverso l'intestino tenue senza essere digeriti. Poi arrivano ed iniziano a fermentare nell'intestino grasso e lì creeranno dei composti molto utili per la nostra salute. E mentre il fermentare non è una cosa positiva sempre e comunque, basti pensare alle proteine. Le proteine fermentate non sono una cosa buona. I prebiotici che fermentano nel nostro intestino sono fondamentali appunto per il nostro intestino. In questo modo infatti diventano cibo per i batteri buoni e li aiutano a moltiplicarsi. Pensa un po' ai prebiotici come fertilizzante per i batteri probiotici. I prebiotici sono anche in generale molto più robusti dei probiotici che si prendono come integratore. Ad esempio, i probiotici molto spesso muoiono con l'acido del nostro stomaco, con la temperatura, mentre i prebiotici invece arrivano già fermentati nel punto giusto del nostro intestino. Vediamo adesso quali sono i benefici più importanti dei prebiotici. Poiché i prebiotici alimentano i batteri buoni, quelli giusti nel nostro intestino, più ne otteniamo, più otteniamo un intestino molto bilanciato nelle sue famiglie di batteri. Ed una buona salute del nostro intestino ci aiuterà nell'assorbimento dei nutrienti, nel migliorare le funzioni del sistema immunitario, nel metabolismo dei grassi. Ed ovviamente tutto questo di conseguenza ci farà sentire molto meglio e chiaramente anche più regolari nell'andare in bagno. Vediamo adesso finalmente quali sono gli alimenti che contengono i prebiotici. Alimenti ricchi in prebiotici sono ad esempio cipolle, mele e pomodori. E il problema è che molti alimenti ricchi in prebiotici portano con sé sia cose positive come appunto i prebiotici, ma anche cose negative come ad esempio gli antinutrienti. In più abbiamo la muffa, abbiamo la lectina che ovviamente è un antinutriente, abbiamo in tanti casi un elevato contenuto di zuccheri ed altre schifezze che possiamo tranquillamente evitare. Questo è un piccolo problemino. In alternativa possiamo ottenere i prebiotici da alimenti che sono super in questo stile di vita, come ad esempio asparagi e ravanelli. Il problema è che per ottenere tutti i benefici da alimenti come questi dobbiamo mangiare montagne di verdura e non è il caso, soprattutto se sei in dieta chetogenica. Perché questo? Perché mangiare tantissimo di questi alimenti potrebbe farti incamerare troppi carboidrati netti e quindi portarti fuori dalla chetosi. Ovviamente poco è sempre meglio che niente, quindi avanti tutta con asparagi e ravanelli, mi raccomando. Quando sei fuori a mangiare al ristorante, stesso discorso, le verdure possiamo sempre ottenerle, ma scordiamoci di mangiare così tante verdure
al ristorante, scordiamoci di vedere in un ristorante tanta verdura nel nostro piatto. Quando ce la portano, comunque non è mai così tanta. Un'altra soluzione è quella di ottenere i prebiotici da alimenti ricchi in amido resistente, come ad esempio banana verde, quella ancora non matura, mango, patate dolci, riso bianco basmati. Questi alimenti, che è vero hanno un più alto contenuto di amidi, sono perfetti nel giorno di ricarica dei carboidrati nella dieta chetogenica ciclica. L'amido resistente è una tipologia di amido che non viene digerita all'interno del nostro intestino e quindi assomiglia molto alle fibre, ovvero quella parte di amido non andrà ad alzare il nostro livello di zuccheri nel sangue. Come ultima alternativa, e forse quella migliore, quella più semplice da utilizzare, quella che ci porterà il maggior numero di benefici e che ci eviterà conteggi vari e mangiare chili di verdure, è sicuramente quello di integrare con un ottimo supplemento di prebiotici. Qui sotto in descrizione, come sempre, ovviamente ti lascio quello che ti consiglio, quello che prenderò io. Poi su Amazon se ne trovano una marea infinita, quindi magari vedi tu quello che può fare meglio al caso tuo. Siamo arrivati alla fine di questo video, che ti vuole ricordare la differenza tra prebiotici e i probiotici. In poche parole, i prebiotici sono il cibo dei probiotici e i probiotici senza i prebiotici non hanno senso di esistere. È inutile spendere dei soldi ed andare ad integrare con i probiotici se poi o attraverso l'alimentazione o attraverso un integratore non andiamo ad alimentarli. E ti ricordo inoltre l'importanza dei prebiotici per la salute, la varietà, la diversità del nostro intestino, perché va ad influire con il nostro umore, con il nostro livello di energia, con il nostro sistema immunitario, con il nostro metabolismo e quindi anche con la perdita di grasso corporeo, se dobbiamo perdere grasso corporeo. In ogni caso non farà altro che ottimizzare le funzioni del nostro metabolismo.